Nella scorsa lezione abbiamo incominciato a parlare di valutazione. Ognuno di noi ha ripensato al proprio disegno e ha cercato di attribuirsi un voto. Poi abbiamo apposto alla lavagna ogni valutazione di ogni studente. Abbiamo diversi 7 più, dei 7, un 6 più, un 8, un 8 più e un 10. Poi una vostra compagna ha cominciato a provare a motivare le sue risposte. Perché ti sei data 7 più? Perché secondo me il mio disegno è bello. Allora abbiamo incominciato a ragionare su questo concetto di bellezza. Quando io avevo la vostra età o poco più grande, i componenti di questa band erano considerati molto belli. E nello stesso tempo consideravamo molto belli anche i componenti di quest'altra band che, come vedete, hanno uno stile molto diverso dai precedenti. Anche questo dipinto per me alla vostra età era già molto bello. E anche questo dipinto, nonostante molti cerchino di sviare la nostra attenzione su delle storie un po' macabre, io lo trovo bellissimo. Bellissimo nell'esecuzione, bellissimo nel significato. Quindi oltrepassando quello che vogliamo dire per forza di questo artista, c'è molto di più in quest'opera di quello che ci raccontano. Abbiamo già capito, osservando queste quattro immagini, che questo concetto di bello non è così afferrabile, no? All'istante. Tutti noi diciamo è bello, ma tutti noi abbiamo in testa qualcosa che corrisponde al bello, che è valido solo e soltanto per noi, all'interno di un gusto che è prima di tutto soggettivo. Successivamente abbiamo detto, studiando ampliamo, no? Le nostre percezioni, le nostre valutazioni anche su ciò che è bello e ciò che non lo è, in base anche al contesto in cui lo analizziamo, alla coerenza, no? Magari con ciò di cui stiamo parlando o ciò che stiamo analizzando. Quindi, quando la professoressa articola e amplia sempre la discussione, portandoci fino a un senso di smarrimento, è perché in realtà le cose non sono poi così lineari. E l'arte ci aiuta a vedere questa grande vastità e a darci poi anche i remi per muoverci sulla nostra barchetta, e quindi piano piano acquisire delle competenze, aggiungere un timone, mettere le vele, provare con le corde a dirigerle, iniziare a capire tutti questi meccanismi che possono poi farci orientare inizialmente nel campo dell'arte, ma poi in tutta la realtà che ci circonda. L'arte, con le sue continue contraddizioni, può rischiare di spaventarci. Sta a noi oltrepassare questo primo impatto, questo primo scoglio, e proseguire il nostro viaggio nella voglia di capire e conoscere. Perché senza la nostra volontà, l'insegnante non può darci poi gli strumenti per proseguire. Eravamo tutti d'accordo che questa bellezza, questo senso di bellezza, è soggettivo e che ognuno di noi ha le proprie idee. È giusto anche che le ampli, ma che le conservi, perché è assolutamente legittimo esprimerle e averne di proprie. Altro parametro che ci ha dato la vostra compagna dice: secondo me è 7 più perché è venuto bene. E anche qui si è aperta un'alta criticità. Che significa è venuto bene? In queste quattro opere che vi ho appena mostrato, abbiamo tutti riconosciuto dei fiori,
Quindi, sono venuti bene? O erano tutti diversi? Quale è venuto meglio dell'altro? Sono tutti fiori fatti da artisti importantissimi. Quindi, in un senso artistico, in un senso della storia dell'arte, sono tutti venuti bene. Fanno parte, come abbiamo detto in classe, di tecniche e stili diversi. Anche gli intenti comunicativi di quest'opera sono tutti diversi, quindi vediamo come tecniche e materiali spesso vengono scelti dall'artista in base alle sue esigenze espressive. Esattamente come avete fatto tutti voi. A questo punto ci siamo detti che l'arte è comunicazione. Quindi non è scontato, abbiamo visto, capirci. Pur utilizzando delle parole uguali, usiamo le stesse parole, usiamo gli stessi gesti, usiamo gli stessi colori, ma non vogliamo dire le stesse cose. C'è bisogno, come facciamo in classe, no? Con gli alunni stranieri, di un traduttore. E abbiamo detto, anche usando il traduttore, questa comunicazione, dobbiamo saperlo da subito, che rimarrà sempre e comunque parziale. Perché nessuno di noi è in grado di leggere il pensiero dell'altro. Quindi ognuno di noi deve sforzarsi di comunicare i propri pensieri, le proprie scelte, cercando di entrare in contatto con la mente, con la formazione, con i pensieri, con le idee delle altre persone che incontra, senza pretendere che poi questa comunicazione sia perfetta. Semplicemente tendendo al raggiungimento almeno di una comunicazione che poi serva a una collaborazione reale e proficua. Proseguendo, la vostra compagna ci dice: non mi sono data 8, ma mi sono data 7 più, perché in realtà inizialmente avevo un'altra idea. E anche qui noi ci siamo detti: che significa avevo un'altra idea e quindi non può essere 8. Qualcuno di noi può entrargli nella testa e capire che tipo di idea aveva? No. Allora, ecco che qui, ricordandoci quello che abbiamo appena detto, abbiamo bisogno di un'altra fase, quella che noi stiamo facendo adesso e che vediamo nella lavagna in basso alla nostra sinistra. Quindi ho bisogno di descrivere un progetto. Quali erano le fasi di realizzazione che io avevo in mente? Cosa volevo dire? Come ho detto che cosa? Quale colore ho scelto? Quale tecnica? Quale materiale? Come giudico l'esecuzione del chiaroscuro? Come giudico la mia capacità disegnativa? Volevo fare un disegno realistico o volevo fare un disegno sintetico immediato, come sta facendo anche la professoressa, abbiamo detto, la lavagna? Non ha necessità la lavagna, la professoressa, di fare un fiore bellissimo. Gli basta fare uno scarabocchio, gli basta fare uno stereotipo, semplicemente per ricondurre alla nostra mente l'idea del fiore e farmi seguire in contemporanea un ragionamento. Noi ci siamo detti: come raggiungo i miei traguardi? Come do forma alle mie idee? Attraverso la progettualità, no? Di fase di lavoro, e attraverso anche la riflessione sugli errori che commetto e che mi aprono altre strade, per esempio. Mi possono dimostrare che quello che ho scelto è completamente sbagliato, oppure mi possono far trovare nuove soluzioni, oppure mi possono dare spunti per nuovi progetti e quindi riutilizzare quell'errore creativamente per andare a costruire totalmente un'altra idea, un altro lavoro. Quindi l'errore fa parte del percorso, esattamente come quelle tante volte che siamo caduti quando abbiamo imparato a camminare, quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta, insomma, quando abbiamo imparato a fare qualsiasi cosa. Abbiamo sbagliato prima di saperla fare bene bene, abbiamo sbagliato tante volte, quindi c'è sempre qualcosa di nebuloso,
di poco definito inizialmente, quindi un'idea che poi piano piano migliora, prende forma, si lima, si sgrossa e diventa sempre più precisa, efficace ed efficiente. Si va lontano solo facendo un passo alla volta, quindi piano piano raggiungeremo tutti i nostri obiettivi. Alla lavagna, ma spesso in classe lo ripetiamo e è fondamentale, noi veniamo a scuola per imparare, non per dimostrare, per imparare, che è tutto un altro percorso. Quindi noi veniamo a scuola per imparare. Come si impara? Si impara con calma, nel silenzio, nella concentrazione, guardandosi intorno, cercando di carpire l'oggetto del compito, non solo attraverso la spiegazione, ma anche attraverso quello che fanno gli altri compagni. Capire piano piano quello di cui ho bisogno, dove trovo più difficoltà, dove riesco meglio. Darmi il tempo di pensare da me delle strategie, delle soluzioni. Non aver paura di fare degli errori, perché sono qui per imparare, li farò sicuramente. Quindi l'errore fa parte del percorso. Io ho una testa che funziona perfettamente, non è la testa del mio compagno, non è la testa dell'insegnante, non è la testa di mamma, di babbo, zio, cugino, fratello o chi altro. Quindi noi siamo noi stessi, noi siamo chiamati a fare un piccolo sforzo di volontà ogni giorno, metterci in gioco e provare a entrare in relazione dentro a un contesto per imparare, per dar forma alle nostre idee, raccogliere degli strumenti per poi riutilizzarli, modificarli per la costruzione dei nostri progetti personali. Se non cominciamo mai, faremo sempre i progetti di qualcun altro. Penseremo sempre quello che pensa qualcun altro. Ripeteremo sempre quello che vuole l'insegnante. Ma non è questo l'obiettivo della scuola. Quindi noi dobbiamo imparare a pensare, imparare a conoscerci, imparare a darci degli obiettivi personali all'interno di un compito e provare a raggiungerli con le nostre forze, conoscendo bene i nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza, cercando di capire come intervenire insieme all'aiuto dei compagni, insieme all'aiuto dei docenti, insieme all'aiuto della famiglia, su entrambi punti di forza e punti di debolezza, affinché questi mi consentano poi il raggiungimento del mio successo formativo. Questo abbiamo scritto in questo punto della lavagna, no? In basso a destra. Quindi è normale aver timore, è positivo fare degli errori perché significa che sto sperimentando cose nuove, significa che mi sto mettendo in gioco, significa che ho un'idea e la inseguo. Non faccio la cosa sempre che mi riesce meglio per avere un successo assicurato, assolutamente no. Utilizzo quello che so fare per costruire di volta in volta progetti nuovi e quindi se costruirò progetti nuovi farò degli errori, per forza. Abbiamo detto, no? È normale. La perfezione non esiste. Noi miglioriamo, apprendiamo, diventiamo sempre più competenti facendo degli errori, sbagliando anche delle progettazioni, osservandoci in maniera sempre più puntuale, con onestà, perché se ci raccontiamo delle bugie e facciamo fare il compito al nostro compagno, lo chiediamo a un insegnante alle spalle dell'altra, a casa ce lo facciamo fare da un genitore, noi falliamo il nostro compito primario, che è quello di conoscerci per imparare delle cose nuove e arrivare un giorno a essere noi a progettare e a proporre delle cose poi agli altri. Quindi proporre, per esempio, gli strumenti che noi abbiamo trovato durante i nostri tanti errori per risolvere lo stesso errore che magari incontra il nostro amico, il nostro compagno, il nostro figlio un giorno, il mio fratello più piccolino. Quindi
Questo è il nostro lavoro. Ora, per casa, dovevate continuare a pensare appunto a queste evidenze, a questi parametri. Che significa disegnare bene per voi, non per l'insegnante, non per il vostro compagno, non per vostra mamma, vostra nonna, o per l'insegnante che vi ha fatto arte, non lo so, in un corso estivo. Cosa significa disegnare bene per te? Cosa significa per te stendere bene il colore? Cosa volevi ottenere quando hai usato quella matita per dare l'effetto del cielo? Dove ti sembra di aver fatto bene? Dove ti sembra di aver commesso degli errori? Ho bisogno che questo lavoro sia vostro, ho bisogno che questo lavoro sia vero affinché poi anche i miei interventi vadano realmente a costruire qualcosa che vi serve e non qualcosa di fittizio che è un paravento perché magari sono le informazioni che vi gira un altro docente o che vi gira l'insegnante o che semplicemente voi mi riportate un po' così random da quello che vi hanno sempre detto. Quindi dobbiamo scendere dentro di noi un pochino in profondità e questo comporta sicuramente un po' di sforzo, ma abbiamo detto necessario e soprattutto molto più produttivo a lungo termine. Buon lavoro e a presto!